Raffanelli, ma mi pare anche di poter risottolineare il concetto della sicurezza integrata come analisi e valutazione di tutte le cause, di tutte le minacce, la valutazione della vulnerabilità e degli effetti da tutti i punti di vista, naturali, incidentali, terroristici, volontari, e l'individuazione delle misure di difesa e contrasto. L'assist per l'ingegner Claudio Raffanelli è proprio quello sulle strutture. Ingegner Raffanelli, professor Raffanelli, direttore dell'Istituto di Acustica e Sensoristica del CNR a Roma. Il suo intervento verterà su un aspetto estremamente innovativo dal punto di vista tecnologico e scientifico, che è quello della ricerca sui sensori per la sicurezza e la continuità operativa. Prego, professore. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, un grazie per avermi invitato e una adesione convinta a questo convegno, perché la diffusione di informazioni, la diffusione di risultati della ricerca è nel DNA, e come vedremo un attimo perché, del nostro istituto. La mia sarà una corsa nella sensoristica essenzialmente acustica, venendo dall'istituto di acustica, ma vedrete che l'acustica ha implicazioni e applicazioni in moltissimi campi. Comincio con due domande: perché l'acustica, prima cosa, e perché l'acustica del Pronto? CNR? Sul mio PC Sì, appunto, per buongiorno. qualsiasi Ci domanda, possiamo ok? sentire fra mezz'ora che sto in Sempre al una CNR. riunione. Questa è Una una mezz'orità, cosa grazie. appunto grafico per le applicazioni dell'acustica, cioè lo studio delle onde elastiche in un mezzo continuo. E l'acustica si può interviene e può studiare fenomeni e processi fisici in praticamente tutto il mondo conosciuto, il mondo fisico. Ovviamente rumori nelle parti meccaniche, macchinari, c'è tutta una branca di attenuazione del rumore in automobili, in macchine operatrici, in strumenti. Per esempio, ritagliando opportunamente una lama di una sega circolare, si attenua il rumore della sega mentre viene utilizzato. Ovviamente la parte di ingegneria più architettonica, oggi sentirete un'acustica che normalmente non sentite. L'acustica non è dall'università nelle scuole superiori, ancora peggio, è un capitolo di Fisica 1, e chi fa ingegneria edile sente la parte di acustica, attenuazione del rumore, no, nell'architettura, nel rumore ambientale. Non si sentono argomenti di questo tipo se non venendo in centri di ricerca dove con imprese, sono industrie, dove queste cose vengono fatte. Quindi dicevo, un'applicazione all'architettura, ovviamente un'applicazione alle arti, tutta l'acustica dei teatri, in una sala come questa, gli strumenti musicali, ovviamente. Poi c'è tutta una parte di psicoacustica, che quindi mi piace sottolineare, che hai parlato, cioè gli effetti dell'acustica sulla psiche. Un suono ci genera ricordi, ci genera sensazioni piacevoli o spiacevoli. Ci sono le case, per esempio, produttrici di tavoletti di cioccolata, che studiano il rumore del crocchiare della tavoletta perché deve dare un'indicazione per avvenire la bocca. Il rumore dell'Harley Davidson, della motocicletta Harley Davidson, è prestato. Non si può riprodurre un rumore simile con altre motociclette, al di là di inventarsi come fare. Quindi c'è tutto un mercato. Ma la cosa particolare della psicoacustica è lo studio e l'analisi del parlato. Abbiamo fatto vari studi. Io uso quello che facciamo in istituto, ma non per pubblicizzare in istituto, ma per dire cosa c'è in giro, quali sono le risorse e attività scientifiche sull'argomento. Allora, per esempio, sì, un'analisi del tono di un discorso, quindi non l'ascolto della parola, ma anche il tono con cui viene detto la parola può essere utilizzato. Per esempio, nella sicurezza, non solo bancaria, lo Stato
visto adesso là in altri ambiti di sicurezza, anche in ambiente bancario. Se io dico mi serve un aiuto per risolvere, per spostare un qualcosa, la parola aiuto è una parola tranquilla. Se io invece dico aiuto, aiuto, con un tono, ma anche se dico help o aiuto o un'altra, è il tono che è diverso, e con microfoni sparsi in una sala, in una hall, in un ambiente dove c'è molta gente, questo tono può essere analizzato e può dare, può far saltare un intervento, un'azione di soccorso, per esempio. Non c'è bisogno di andare a premere il pulsante rosso per far scattare l'allarme, ma basterebbe gridare, e se il sistema, in un concetto generale di sistema funzionale ICT, fa scattare un controllo, fa scattare una qualche cosa. E questo oggi i microfoni, l'avete visto nello smartphone, sono microscopici, quindi se vedete qualcosa, un esempio di questo tipo, possono essere inseriti in qualsiasi cosa. Noi avevamo fatto una proposta al Comune di Roma per inserirlo nei parchi, se ci sono situazioni di pericolo, aggressione o quant'altro, basterebbe strillare e qualcuno in una control room, in una sala di controllo, polizia, forza dell'ordine, potrebbe intervenire. Quindi ecco, la psicoacustica come proprio studio di non un grande fratello che ascolta i discorsi, ma un grande fratello che ascolta il tono dei discorsi. Ovviamente l'udito, quindi l'acustica della medicina, le tecniche ecografiche, l'acustica nella scienza della terra, vedevo qualche applicazione, mi ha dato tra lei e Marocco, mi ha dato un assist pauroso su quello che adesso vi racconto, e ovviamente poi la l'oceanografia, quindi l'acustica in acqua, i sonar e quant'altro. Perché al CNR, la seconda domanda, perché Corvino, famoso fisico, anche il ministro della ricerca, della cultura di allora, del 36, convinse Marconi, che era il presidente del CNR, che era necessario, e sottolineo queste parole, leggete queste parole, che era necessario nel 36 lo studio degli ultrasuoni, dell'acustica musicale, dell'acustica ambientale, che all'epoca era una novità, e lo sviluppo di trasduttori e attuatori, quasi dei sensori, a fine di applicazione alla società. Cioè c'era questa visione, diciamo, di futuro che oggi qualche volta manca. Noi siamo indegni successori, indegni custodi e continuatori di questa visione. Il bello è che Marco ha detto va bene, non ha detto faccio una commissione per vedere se l'ha preso e l'ha fatto. Ovviamente l'ha fatto in un periodo in cui la fisica veniva inventata, no, perché l'anno d'oro è il 1905, con tutti i premi Nobel di Einstein e poi più di dopo. Questi sono i gruppi che lavorano nel nostro istituto, che mi servono per raccontare alcune cose. Ci sono gruppi che fanno sensori, gruppi che fanno l'acustica ambientale, l'acustica di geofisica, i rischi ambientali, e qui poi vedremo qualche cosa sui terremoti, l'acustica subacquea, l'applicazione periculturale, e poi un gruppo che fa energia acustica. Psicoacustica, quindi problemi di rumore, studio sul rumore, quindi effetti del suono e del suono che disturba, quindi il rumore. Abbiamo delle sale dove si può simulare, dove si possono simulare situazioni, quindi naturalmente riverberate, quindi con un eco al 100%, e una camera con quasi anecoica, con un eco quasi vicino a zero. Serve per avere un minimo di riferimento per poter fare gli studi di psicologia. Tutti i comuni oggi devono avere un piano di mappatura delle sorgenti del rumore, quindi per vedere attività, azioni per mitigare il rumore. Per esempio, sto dando uno studio con la regione toscana, in un giardino, in un parco, spostare piante, stimolando lo inserimento di piante, con quanto attenuava per il rumore una superstrada delle vicinanze, oppure per una fontana fotogliera dove spostare. Questi sono le nostre parti delle attrezzature, camere pulite per far crescere
quelle componenti dei sensori essenzialmente di tipo piezo elettrico. Piezo elettrico vuol dire un materiale, ossidi vari, qui c'è tutto il percorso di zinco, alluminio, oggi ci sono vari, per tantalio domando, che sono materiali che sottoposti a un sforzo producono un segnale elettrico, o in modo più di gas piezo elettrico, oppure sottoposta a un campo elettrico producono una deformazione, quindi sono degli attuatori, possono fare un movimento e generare delle vibrazioni. Chiaramente vanno costruiti in ambiente diciamo, in ambiente pulito per evitare che i polveri possano alterare il processo di crescita e di produzione. Un tipo di questi, diciamo, un'applicazione di questi sono quelle che sono le onde superficiali, cioè onde che passano sulla superficie di queste sostanze, di questi materiali piezoelettrici. Si può innescare un processo stazionario, di un'onda stazionaria, e se ne può misurare la stazionalità. Se però su questa particella, su questo, diciamo, componente, che potrebbe essere la testa di un sensore, ci si appoggia, ci cade, ci inserisce una cellula, una molecola, una particella, dipende dalla dimensione, diversa da quella che è normalmente nell'ambiente, si può rivelare o rilevare il cambiamento della stazionalità di quel segnale, e quindi con la data calibrazione si può sapere che particella, che cellula, che molecola c'è caduta sopra, e questo è quello che si chiama il naso elettronico. E quindi si possono fare strumenti molto piccoli, di qualche, diciamo, 5 mm di dimensione geometrica, quindi poter inserire in un qualsiasi punto per fare misure di molecole. Concetto si usa, c'è uno studio per una analisi molto precoce di tumori dell'apparato respiratorio, che nell'emissione del respiro possono essere trasportate cellule tumorali, e quindi identificandole si può fare uno screening molto banale, sì no, se no non c'è problema, se sì si fanno altre parti. C'è tutta la parte di sonar con acustica non lineare, per cui alta definizione, e anche applicazioni in medicina. Il ecografo lineare è stato costruito nel nostro istituto negli anni 70 e poi è stato via all'industria. C'è operative per la rottura delle membrane cellulari, quelle cose che vengono in giro pubblicizzate, per l'iterazione del finanziamento è un problema non banale. Dal discorso che qualcuno interessato che lo ha fatto. E poi anche questo, la realizzazione del sottoelettro del nostro istituto di microfoni sufficientemente piccoli, io devo tagliare nella testa di un fiammifero, quindi sono 3 mm di diametro, che è la misura delle emissioni spontanee delle orecchie, che si chiamano le emissioni spontanee delle orecchie. Emette dei suoni o a quel momento perché ci si manda un segnale di una risposta, e dalla risposta di un dell'orecchio a 3-4 giorni da nascita, è obbligatorio come scritto come natale, si può avere indicazioni se il bambino ha problemi o tutto da grande. Normalmente poi prima di ieri ci si accorgeva che il bambino ha un problema, che non arrivava intorno a 4-5 mesi, non metteva suoni, ma qualche volta il danno era già fatto. L'idea inizialmente erano cuffie, che chiaramente erano dimensioni proporzionali alla testa del bambino, si vedeva che c'era un problema, gli si diceva torna tra 6 mesi, il bambino era cresciuto, la cuffia non era più nella stessa condizione della prima misura, quindi la misura non era così ripetibile per avere un valore significativo, ma quello c'era. Oggi ci sono strumenti di questo tipo che possono essere inseriti al centro del condotto auricolare, quindi con un bambino sempre al centro sta, quindi non è più un problema da ripetere. Quello che è interessante è un'applicazione, quindi è nato per la medicina, il centro dello studio è qui a Ferrara, quindi non lontano da questo
frase che abbiamo citato prima parlo, è la dimensione di questo sistema di idrometro. Microfono, anemometro, per cui si possono misurare i parametri delle onde acustiche, per si misura lo spostamento dell'aria dell'onda acustica che sta passando sopra, e può essere una misura di puntuale, per esempio di rumori, per esempio di onde generate in un macchinario. No? Cioè, ci sono collegamenti con imprese per vedere macchinari che stanno producendo dei rumori anomali rispetto al rumore standard del macchinario efficiente, e quindi si possono prevedere, diciamo, programmi di manutenzione o allungare il periodo di manutenzione nel caso oggi si facesse con ritmi avanzati, perché questo è quello che si sa, con 10.000 ore ogni n ore si cambia il tempo, magari dovrebbe ancora essere buono, però non c'è nessuno che l'ha messo a valutare ancora che si fa. Applicazioni, vabbè, ai beni culturali ovviamente, misure di eco in affreschi e in ceramiche. L'Italia è piena, abbiamo un patrimonio immenso dove poter evidenziare difetti prima che vengano all'esterno, e quindi dare indicazioni ai restauratori dei problemi che il bene sta subendo. Altra applicazione, emissione acustica, adesso ve lo vedremo meglio, emissione acustica passiva e attiva, quindi eccetera. Abbiamo fatto uno studio sulle mura radiali, questo è stato delle mura radiali di Italia antica, e si è visto che questi sono, Aureliano ha pensato, di 40 metri una torre di controllo e 20 metri, di 40 metri di parete, di protezione alta circa 30 metri, dipende poi dal livello di campagna. Allora, questa parete abbiamo misurato che se il vento e vibra, se il vento è superiore a mezzo metro al secondo, che non è una grande quantità di vento, soprattutto in temporale, quindi sono due binari che quella parete fa così. Prima o poi qualche danno lo subisce, infatti ogni tanto c'è qualche danno di una parete che crolla, e poi si vede la tendenza da dove arriverà. Quindi ci sono tecniche per poter prevenire la sicurezza come prevenzione per evitare, cioè la sensoristica come prevenzione per evitare che si verifichi il danno, per minimizzare magari le conseguenze del danno. Questo è un accordo che è stato firmato con l'Argentina, che stava facendo in Argentina, tra vari enti italiani, la Provincia di Messina, la Storia SNTS, noi e la Commissione Atomica, per studi di geoscienze. E quindi mi allaccio ai rischi di terremoto. Allora, con l'acustica nella crosta terrestre si possono avere indicazioni di quello che sta succedendo. Queste sono le nostre stazioni, ma ci sono altri che fanno questi studi, sia in Italia sia in Argentina. E cosa sono le tecniche acustiche? Sono tecniche sia attive, possono essere, quindi con un generatore senza elettrico che emette delle vibrazioni, si possono fare tomografie, e per esempio trasmissione, riversione o riversione multipla, e si possono avere indicazioni sulla struttura interna di un materiale, se non c'è bisogno di entrare in anulari, sarebbe molto semplice vedere se va un collaggio nel tempo subisce un effetto, subisce un'operazione. E poi c'è il sistema passivo, cioè un sistema che sottoposto a uno sforzo emette un devasto, che emette onde ultrasonore all'inizio, sonore manomale e poi le calme. Quindi è un sistema di emissione acustica, un processo che si collega alla generazione di un devasto. Questo è un'animazione del rumore, della banda dei trasformi, della magnetizzazione di una calamità, che si chiama effetto Barkhausen, cioè la riorganizzazione dei domini magnetici per fare una calamità. I domini magnetici si muovono, producono una generazione di onde, e se può misurare l'emissione.
altre applicazioni di queste tecniche sono ad esempio una collaborazione con l'ABIO che va a vedere materiali compositi, quindi fibre di carbonio, resine e fibre di carbonio, per vedere se l'incollaggio delle fibre è risultato positivo, oppure da lo sforzo, che è un progetto ancora in vigore, la ricerca del gravitone della relatività generale, e lo sforzo che una struttura d'acciaio subisce per continue sollecitazioni. Questo è un effetto legato a un'evidenza di fenomeni della natura che ancora non conosciamo. Questo è l'andamento nel tempo dell'emissione acustica, questa metà, per 200 kHz nella roccia, questo quindi nel terreno, presa a Gran Sasso vicino al laboratorio di fisica nucleare, e la variazione del campo elettrico in mare. E c'è una buona correlazione, quindi c'è da studiare tutto un mondo che ancora non conosciamo. Quasi c'erano queste onde acustiche. Questa è una semplificazione della materia, si cominciano a rompere i primi legami, si crea una microfrattura a livello atomico che produce onde elastiche intorno a 1 MHz. Se lo sforzo continua si allarga la frattura, aumentano gli atomi interessati, la cavità si allarga, diminuisce la frequenza. Continua lo sforzo e continua la compressione. I legami, se poi lo sforzo finisce, si interrompe il fenomeno. Però quando ripartirà, il materiale ha già un danno e ha una memoria del danno avuto. Se invece il danno continua, e alla fine si crea, questa è un'animazione, in cui si vede come si propaga e qual è l'onda acustica che viene emessa. E cominciando dai megahertz, che sono qui dietro, man mano si abbassa la frequenza fino ad arrivare intorno ai 10 Hz e meno, quando la struttura è talmente degradata, talmente sottile che non riesce più a sopportare lo sforzo che sta subendo e si ha la rottura. E nel caso della causa terrestre sono i terremoti. Nel caso di una struttura antropica è il crollo della struttura, la rottura finale della struttura. Questo vuol dire che il crollo non è istantaneo, ma periodi precedenti la materia può essere analizzata con tecniche varie, e quindi si può sapere con anticipo quanto largo dipende dal fenomeno, dipende dalla materia, si possono avere informazioni di quello che sta succedendo. Noi abbiamo fatto vicino Poligno, abbiamo una stazione di misura, e questo è per questo caldamente ringrazio dell'assist. Questa è la misura delle emissioni acustiche nella crosta terrestre a Poligno di un fenomeno che noi abbiamo visto a ottobre, questo è ottobre del 2008, pochi mesi prima, anzi questo è ottobre, è iniziato in ottobre del 2008, pochi mesi prima, 6 mesi prima del terremoto dell'Aquila, e con il terremoto dell'Aquila il fenomeno finito. Questa emissione è finita. Quindi è vero che localizzare l'impresa alle volte non si sa se il terremoto può tornare, però ci sono dei metodi che stiamo contattando, collaborando con la protezione civile, cercando di continuare questo studio. Il problema è che l'esperimento non è credibile e non lo decidiamo noi, quindi noi andiamo un po', passato in termini a pesca, andiamo siti di misura, da un lato speriamo di avere il terremoto, dall'altro quindi speriamo di non averlo, perché sappiamo quale conseguenze. Quindi siamo combattuti tra la ricerca e la parte, diciamo, di cittadino. Si può fare un'analisi di questi dati e si vede che questi dati, più volte questo esempio, hanno un massimo, questa è una tecnica di analisi statistica, hanno un massimo e crollano, e crollano quando sta per arrivare al terremoto. Quindi non è una previsione, cioè non è il giorno tot alle ore tot. Però la conoscenza attuale è di dire, guardate, in quella zona si sta pensando in qualche problema, comincia a pensare, magari
state in pieno ai mezzi di soccorso o togliendo le, non so, le ferie al personale del mondo. Quindi ci sono eventi che possono essere realizzati. Pensare che anche in Balzini, perché in Balzini c'è peraltro la perforazione l'installazione banale è una pagina di vetro che può vicino al centro oppure in un pilastro questa sera andiamo l'autorizzazione dello scantinato posto questo interrato c'è un po' di elettronica e ci sono dei microfoni a ultrasuoni che si accoppiano e si fissano su queste valigie. Poi c'è una novità tecnologica chiaramente da più avanti. Questo è un nuovo prototipo che stiamo sviluppando, Wi-Fi, largo 12 cm per 3, quindi si possono fare, ma c'è solo la fantasia e i soldi che limitano la realizzazione, la tecnologia c'è tutta. Chiaramente Wi-Fi significa in una zona in cui c'è campo, bisogna vedere il territorio, insomma, banalità di cui voi siete più che esperti. Queste sono prove di laboratorio per far vedere che allo sforzo sotto nella pressa corrisponde un'emissione acustica. Si può costruire un indice di rischio, si può definire una soglia al di sotto della quale la struttura non è più sicura. Non vuol dire che è proprio, però non è più sicura. E quindi intervenire magari con chi è preposto alla sicurezza, intervenire per modificare. La cosa potrebbe essere semplicemente che hanno installato un macchinario al primo piano e il solaio non ce la fa, oppure qui faccio una parentesi polemica, la casa dello studente dell'Aquila non è costruito bene il cemento armato e la struttura non resiste adeguatamente agli sforzi per cui avrebbe dovuto per stata costruita, per stata progettata, e quindi queste tecniche possono anche essere di sicurezza per valutare l'efficienza di una realizzazione. Si possono installare più strumenti in un edificio, che è uno sketch ideale, per cui si può fare anche una triangolazione e individuare il punto dove c'è questa criticità. Se si installano in più edifici, che magari stanno tutti in una zona, si può ipotizzare se tutti quanti cominciano a dare dei segni di cedimento, non è legato all'edificio, ma magari alla zona su cui insistono gli edifici, per cui dovrebbe essere una frana che si sta muovendo, una qualche cosa che sta succedendo, e quindi dare indicazioni poi anche preposto alla sicurezza dell'edificio della zona. Questa è un'altra applicazione che può essere fatta, è un antifurto utilizzando geofoni, questa è stata fatta per l'area archeologica di Cervedeli. Si può sapere in un posto, nascondendo sotto terra regolarmente senza problemi sensori, se in un posto, in un'ora c'è qualcuno che non ci dovrebbe essere, diciamo così. Si può anche studiare, mandando avanti con gli studi, che cosa sta facendo questo tizio, se batte con un martelletto, con un martellone, con un martello pneumatico, avete regalato ai bombaroli che sono accettati, che sono di casa. Stanno benissimo anche per il cavolo delle banche. Ecco che potrebbe fare, è un'applicazione live, diciamo, utile per vari. L'altra è di inserire queste cose in una struttura multisensoriale, anche questa con Wi-Fi, questo è un progetto che abbiamo sviluppato e realizzato, in questo caso è per strumentare un veicolo, era per il benessere della popolazione, dei passeggeri, c'era anche il riconoscimento vocale di queste situazioni di pericolo che dicevo all'inizio, però può essere montato con qualsiasi altra struttura. Ci hanno fatto notare che per motivi sindacali non era possibile, cioè c'è un problema perché sembrerebbe che uno va a studiare come l'autista sta guidando, ma il problema è che il nostro scopo era come i passeggeri stavano vivendo questo loro trasporto sull'auto. E poi veniamo al naso elettronico. Un'applicazione potrebbe essere, appunto, come dicevo, è una molecola anche liquida, quindi per studi di viscosità, che
si appoggia su una superficie che può essere trattata per selezionare appunto di molecole e che può produrre un segnale elettrico. Allora, per esempio, potrebbe essere un misuratore di funghi localizzato, mi sono raccontato che una volta in qualche centro di campo aveva preso fuoco una lampada e il fumetto emesso dalla lampada è finito sul sensore di fumo, è saltato tutto l'allarme, semplicemente perché la lampada ha preso fuoco, cioè danno 30 euro, conseguenza blocco della struttura. Va a fuoco un ambientatore di una cantante, danno 5 euro, all'armata o alla casa tutta un centro di impianto. Allora si possono pensare come misuratori di rumore puntuali, si possono pensare anche misure puntuali di qualche molecola, ci si mette d'accordo su che cosa. Abbiamo vinto un progetto europeo per in aiuto alle polizie di frontiera per trovare clandestini in volumi container dove non ci sarebbero dovuti essere, se no con il viaggio di Genobili non ci dovrebbero essere voli che non siano quelli legati ai mortici. Oppure misure di autisti che si sono bevuti, fumati, mentre ci sono tutto quello che potete, intanto succedono, le cronache logicamente sono frequenti queste notizie. Basta un naso elettronico puntato su cocaina, si decide cosa, si ferma il camion per un controllo, si tanto da una annusata, una sbiffata in questa cosa così, una sbiffata alla cabina della pista e si vede cosa c'è dentro, alcol, le cose sono varie, però possono essere anche molecole specifiche per un mondo di sicurezza di alto livello. Poi si costruisce un grafico delle fasi di cui si può individuare, questa è un'applicazione fatta per individuare le contaminazioni nelle arance, quindi si possono trovare anche applicazioni di tipo anche industriali di alto livello. Possono essere anche a basso costo, qui si sfrutta come sorgente la emissione di un video terminale, la sorgente energetica per attivare il sensore e quindi può essere anche uno scatolino attaccato a qualche modulo magari di ambientazione per cui non dà fastidio e che fa l'analisi della qualità dell'aria, dell'ambiente di lavoro o di una zona riservata dove non c'è nessuno e quindi c'è qualcosa che fa molto legge. Il tutto è estremamente leggero, poco diciamo, la necessità di poca energia elettrica, per cui si può mettere anche su un esacottero, che ha 6 pale, e può svolazzare in un ambiente a degrado. Ormai appunto dicevo, è solo la fantasia che limita, questa è una cosa che stiamo facendo con l'Università di Genova, per un progetto sul rischio sismico, o meglio sul dopo sisma, per dare informazione alla protezione civile, di salvataggio di quello che troveranno senza che nessuno ci sia ancora andato. E quindi sciami che volano in automatico senza pilota, non perché sono guapo, non a perdere, e parlano tra loro sia in aria, si possono fare anche dei veicoli subacquei, parlano tra loro e colloquiano in base a quello che si dicono, modificano il piano di volo o la volare. Quindi è la fantasia che limita. Noi, e questo è un mio messaggio per quella che era l'ultima visione, chiaramente noi in un laboratorio di ricerche abbiamo la nostra fantasia, leggiamo le pubblicazioni scientifiche, arriviamo fino a un certo punto, diventa poi la protezione del cercatore. Il contatto con il mondo dei bisogni, come lo chiamo io, è fondamentale, perché magari non pensiamo a necessità, per esempio questa cosa della sonda acustica pensata per l'orecchio umano, che invece potrebbe essere utile per
cioè la Biennale del Giorno, pensata per una misura di qualcosa, sfruttata come un antincendio, o la sonda acustica pensata per l'orecchio umano, utilizzata per misura di rumore di impianti, di macchinari, per modificare i piani di produzione del macchinario. Quindi è fondamentale questo incontro, perché siete voi che avete i problemi e noi, se è possibile, potremmo risolvere. Non è detto che l'altro è che per fare un progetto oggi c'è la benzina e spesso i fondi arrivano con lentezza del Ministero in questo campo. Grazie. Grazie ingegnere Raffanelli, tanto per la brevità e della sintesi della grande esposizione degli scenari che da parte della ricerca scientifica oggi vengono offerti al mercato. Ecco, non posso non sottolineare, da ex collega, essendo io all'Enea fino a qualche anno fa e quindi eravamo anche vicini da Frascati a Fosso del Cavaliere, Tor Vergata, come purtroppo si è passati da diversi decenni fa da un ministero delle partecipazioni statali che favoriva la ricerca in modo tale che poi fosse promossa presso le aziende la produzione di quel che usciva dalla ricerca, ormai l'università che deve andare a elemosinare magari da qualcuno la creazione, anzi la concretizzazione di un brevetto. Però ecco, sappiamo che tutto questo c'è grazie agli studiosi, all'impegno dei ricercatori, di cui ancora io mi sento di far parte come squadra, e nello stesso tempo la domanda, come al solito, che si lega al discorso di Segur Sefeti è, per esempio, quanti pensano nell'ambito bancario alla vulnerabilità e resistenza dei locali strutturali. Credo che questo, anche pensando a degli edifici storici e antichi che ospitano molte sedi bancarie, è un discorso forse considerato, come al solito, remoto. Comunque, siccome stanno affiorando molte domande, io le rimanderei appena, quindi vi prego di pazientare la prossima relazione. Solo aggiungere, prego. A sostegno di quello che stavi dicendo, che la mattina del terremoto dell'Aquila, quindi il 6 aprile, non so assolutamente di quale banca, il direttore dell'agenzia dell'Aquila è stato, lasciando casa sua, è andato in agenzia a difendere il cavò che si era aperto durante il terremoto, quindi con tutte le cassette, problemi che voi sapete molto meglio di me. Quindi non è banale pensare alla stabilità e sicurezza di un edificio. Però, siccome sono cose che non si vedono dall'esterno, vanno analizzate con sensori di questo può esserne uno, ce ne possono essere altri, voglio dire, ma è importante. Bene, dottor Tonussi, la prego di raggiungerci, concludiamo la sessione di oggi e poi apriremo dibattito per il tempo che ci rimarrà con un'altra relazione, un'altra esposizione di carattere eminentemente tecnologico. Sono delle proposte che ci porterà e sottoporrà alla nostra attenzione videosorveglianza, cosa stai guardando, quindi è molto stimolante anche già il titolo della relazione, da parte del dottor Pietro Tonussi, socio AIPROS peraltro, della Axis Communication Business Development Manager del Sud Europa, e quindi aspettiamo questa illustrazione non soltanto dal punto di vista di videosorveglianza ma anche visiva. Quindi prego. E l'assist non avete sentito effettivamente, perché abbiamo sentito parlare di orecchi elettronici, abbiamo sentito parlare di nasi elettronici, ci manca un altro senso, non potete parlare di tanto, parliamo di
Ok, e di questo effettivamente andremo a parlare. Che cosa stai guardando o che cosa si intende per immagini nucleari? Guarda, se capite che stiamo parlando quindi di videosorveglianza, stiamo parlando di telecamere. Qualche giorno fa, qualche tempo fa, all'inizio, quando cominciavamo a parlare con i colleghi di iPros, effettivamente avevo in mente di far vedere una presentazione molto tecnologica sulle ultime novità, su quello che potremmo dire. Avete visto, usciamo tutti da IPSEC, dove abbiamo sentito parlare molto di tecnologia avanzata, di cloud, di intelligence video application nel cloud, videosorveglianza 4K, risoluzione 4K. L'avete letto in questi giorni anche in televisione, intorno alle partite, soprattutto quelle dell'Italia, avete visto, no?